mister grande sofferenza, è ovvio che la superiorità numerica ha favorito la Reggio Med. Sì, però in questo periodo siamo presi un pochino dal fatto che non ci gira per come dovrebbe, allora succede che c'è un po' di timore, però dai, abbiamo il risultato buono, la prestazione della squadra è stata importante contro un avversario serio. Per una notte siete in testa alla classifica in attesa del San Luca, oggi possiamo dire che rispetto a Isola la squadra ha cambiato volto, specie dal punto di vista fisico e mentale. Sì, sicuramente sì, dal punto di vista dell'approccio, della presenza, della voglia. Purtroppo è stato un gran peccato perché si poteva allungare una striscia positiva importante, però dai, gli inglesi dicono che non bisogna piangere sull'occhio versato, prendiamo quello che di buono ci ha dato questa gara, la classifica, va bene così. Giustamente ci dobbiamo recriminare noi questa partita perché l'avevamo recuperata, stavamo nel momento migliore nostro, che stavamo uscendo, perdo un giocatore come Scuteri, loro prendono forza ed è normale che ti si può. Questa è una squadra esperta, una squadra importante che ha trovato il gol, poi perde un po' il bandolo della matassa in occasione del gol. Poi siamo una squadra che non oggi, io ho ancora delle assenze, che tutti parlano che hanno assenze a destra e a sinistra, io da un intero campionato che mi mancano giocatori importanti, quindi non è facile, perché non era facile in panchina, non per diminuire gli altri, ma avevo tutti fuori quota e non è facile cambiare la partita in corso, una partita come questa. Noi l'avevamo iniziata bene, l'avevamo recuperata, però ci mangiamo noi le mani, come ho detto prima, perché sono errori che si pagano caramente. E mister, una sconfitta naturalmente che non pregiudica gli obiettivi di vittoria del campionato della squadra, anche perché si è giocato a viso aperto, a testa alta, solo l'ingenuità di Scuteri e poi l'errore difensivo che ha permesso alla Reggio Med di raddoppiare, è ovvio che poi la partita la finisce. Sì, sì, non è questa la partita, che però come ho detto prima, la squadra esperta l'avevamo indirizzata bene, nel momento migliore nostro, tu nell'azione del gol non puoi fare un'esultanza del genere sapendo che sei ammonito e cacciarti la maglietta, ma è un concetto sbagliato, già cacciarsi la maglietta, perché è un concetto sbagliatissimo, siccome c'è st'usanza brutta ci ha penalizzato tantissimo, è inutile nasconderci.